Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi pomeriggio, nelle prime ore, ci sono stati momenti di paura per una decina di automobilisti rimasti bloccati sotto la galleria di San Salvatore Monferrato in provincia di Alessandria, situata lungo il tratto dell'autostrada A26 in direzione di Casale. Per l'incendio di un tir. Due degli automobilisti e del conducente del camion sono rimasti leggermente intossicati dal fumo, sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale ad Alessandria, dove, dopo le cure del caso, sono stati dimessi. L'autostrada da Casale per Alessandria e viceversa è rimasta bloccata per consentire i vigili del fuoco, il lavoro dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si erano sprigionate dal vano motore del pesante automezzo. Da poco tempo i pompieri e la polizia stradale sono riusciti a mettere in sicurezza tutti gli occupanti delle auto bloccate. I vigili del fuoco di Alessandria, inoltre, e di Casale stanno cercando di liberare la galleria dal mezzo incendiato. L'autostrada è ancora chiusa nel tratto che da Alessandria porta a Casale, anche se si prevede che in serata le due corsie nord e sud dovrebbero essere riaperte alla circolazione. Adesso cambiamo argomento, in primo piano, quindi teniamo la politica per i conti della Regione Piemonte, che in queste ore sta lavorando all'assestamento di bilancio, ma che si trova in attesa dell'approvazione da parte del governo di un decreto unico che potrebbe salvare le casse piemontesi. Chetti Porcheddu ha intervistato su questo argomento il presidente Sergio Chiamperino, che ha incontrato a Bruxelles, con 13 amministratori del Basso Piemonte in visita al Parlamento europeo. Ma vediamo di più nel servizio. La Giunta regionale del Piemonte ha iniziato la predisposizione dell'assestamento al bilancio 2015, che prevede maggiori risorse per 91 milioni di euro, derivanti da trasferimenti del Consiglio e dai risparmi su una pluralità di capitoli, che si intende destinare soprattutto agli extralea, i livelli essenziali di assistenza, compresa la copertura degli stanziamenti per gli emotrasfusi alle province, al trasporto pubblico, in particolare per il mantenimento della carta tutto-treno, al diritto-dovere, allo studio, nella formazione professionale. Un'operazione chirurgica che prevede in tutto oltre 40 milioni di fondi aggiuntivi, mentre pesa però su tutta la manovra l'incertezza legata all'approvazione da parte del governo del cosiddetto decreto Salva Piemonte. Questo è un periodo molto delicato, voi state aspettando dal governo un decreto unico per quanto riguarda lo sblocco dei finanziamenti, in quanto siete fermi per il momento. Noi, grazie al fatto che il governo con la finanziaria precedente aveva nominato me commissario, avevamo iniziato a pagare i debiti accumulati nel passato, debiti commerciali, quindi a aziende, a comuni e a varie, ad associazioni. Purtroppo questo si è fermato perché una sentenza della Corte Costituzionale ha messo in risalto un errore contabile di formulazione contabile fatto a suo tempo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto insieme un nuovo testo che riparerebbe a quella criticità, bisogna che però diventi decreto. Se non lo diventa, si può creare una situazione molto critica per la regione Piemonte e ovviamente non solo, il Lazio sarebbe messo molto peggio di noi. Io mi auguro che nelle prossime settimane il governo approvi questo decreto, ripeto che è stato concordato in tutte le sue parti. È ancora ricoverata a Novi Ligure l'anziana donna che insieme alla figlia è stata aggredita e rapinata nella sua villa a Tassarolo in provincia di Alessandria. Tra gli abitanti della zona l'episodio ha destato paura e preoccupazione. Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri della compagnia di Novi Ligure, ma ci racconta tutto Franco Capone. È ancora ricoverata in ospedale a Novi Ligure l'anziana donna di 80 anni aggredita e picchiata insieme alla figlia da una banda di rapinatori che l'altra notte ha fatto irruzione nella villetta a due piani di Tassarolo in provincia di Alessandria dove abitano le vittime. La donna è attualmente in stato di shock ed è sotto stretta osservazione dei medici del nosocomio novese. La figlia, dopo le cure sanitarie e pronto soccorso, è stata dimessa. Le indagini dei carabinieri e la compagnia di Novi Ligure, diretti dal capitano Carlo Giordano, sono serrate.
I militari non escludono che gli autori della rapina, che ha fruttato ai banditi poco meno di 200 euro, siano rumeni e che farebbero parte di una banda ben organizzata. Erano incappucciati, guanti e galosce ai piedi. Veri e propri criminali professionisti delle rapine in ville. L'azione delittuosa si è svolta in una di queste villette situata in località Sant'Ambrogio di Tassarolo. I rapinatori, dopo aver cavalcato la recinzione, hanno atteso l'arrivo delle due donne, le quali, dopo aver sistemato l'auto in garage, sono state immobilizzate sotto la minaccia di coltelli, costrette ad aprire la porta. Una volta in casa, i malviventi non hanno esitato a legare le due donne a impossessarsi di soldi e altro per un valore di circa 200 euro. Pur di racimolare qualcosa in più dell'esiguo bottino, hanno iniziato a picchiare la ottantenne e la figlia affinché rivelassero dove avevano nascosto altri soldi e preziosi. Alle urla di dolore e di disperazione delle due donne, i banditi sono fuggiti poi con l'auto delle vittime. Poi l'arrivo dei carabinieri e del 118. Avviate le indagini, i carabinieri hanno poi recuperato l'auto rubata, una Fiat 16, abbandonata a qualche chilometro di distanza da Tassarolo. L'episodio ha naturalmente destato paura e preoccupazione fra gli abitanti di Sant'Ambrogio di Tassarolo fino all'altra notte, considerata un'oasi di sicurezza e di tranquillità. Adesso parliamo di un incidente, un motociclista che questa mattina nei pressi di Feliziano si è scontrato frontalmente con un furgone, appunto in seguito ad un incidente, dopo essere stato rianimato dopo un arresto cardiaco dal medico di bordo in servizio sull'elicottero del 118, dicevamo il motociclista è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato. Centauro Andrea Muscas, di 35 anni, operaio presso un'azienda di Feliziano, era in sella alla sua moto, una KTM da strada. Per cause in corso di accertamento, nel percorrere un tratto dell'ex statale 10 si è scontrato con il furgone che da Solero era diretto a Quattordio. Nel tremendo impatto la moto si è incendiata. L'operaio, oltre a riportare ustioni alle gambe, ha subito un trauma cranico e lesione agli arti superiori. Le sue condizioni sono disperate, la prognosi è naturalmente riservata. E adesso cronaca giudiziaria: pretesero il pagamento di una multa per i favori di una donna contesa. Sono stati condannati per questo, per tentata estorsione, due fratelli colombiani. Ci racconta la storia Emma Camagna. Per prendersi la donna di un altro occorre pagare un pedaggio. Per la pretesa di questa multa, 8.000 euro, che per la magistratura si traduce in tentata estorsione, i fratelli Gerson e Fabian Bolanos, 26 e 27 anni, colombiani di origine, abitanti in Alessandria, sono stati condannati a 4 anni ciascuno di reclusione, pena severa anche perché entrambi hanno un bel bagaglio di precedenti penali. Non hanno gradito la sentenza del tribunale e hanno protestato così vivacemente che il giudice li ha fatti allontanare dall'aula. La storia della multa risale al maggio 2014. Il titolare di un locale pubblico aveva avuto un flirt con una ex di Gerson Bolanos. L'uomo finì in ospedale per le botte subite ma non fece querela. Gli investigatori ricostruirono la vicenda e arrestarono i due fratelli. Ognuno raccontò la propria porzione di verità. Fabian ha negato di aver minacciato il titolare del locale per ottenere soldi e la stessa vittima ha detto che era stato tranquillo, e altrettanto ha fatto Gerson, ha ammesso solo le botte giustificandosi col dire che era ubriaco. I due sono in carcere e lo è anche la madre, che sta scontando un cumulo di pene. Una famiglia disgraziata ma anche molto provata dalla sorte. Il rispettivo padre e marito è stato ucciso sotto i loro occhi in Colombia, paese dal quale sono fuggiti. Per riassestare, per rimettere in sesto, diciamo, i conti annuali, i conti finanziari della TM, si era pensato di chiudere il parcheggio. Il Consiglio di amministrazione aveva proposto anche questo, tra le altre soluzioni, il parcheggio di Via Parma. Il Palazzo Rosso però è intervenuto con un comunicato precisando che bisogna tenerlo aperto, ma bisogna studiare allo stesso tempo nuove strategie per renderlo più frequentato dagli alessandrini. Ma vediamo nel servizio.
L'amministrazione comunale di Alessandria interviene sulla vicenda parcheggio di via Parma e si esprime con un deciso e inequivocabile no all'ipotesi di chiusura della struttura avanzata durante l'ultimo dibattito del Consiglio, in cui si analizzava la crisi finanziaria dell'ATM che ne ha la gestione. L'ATM è l'azienda del trasporto pubblico, ma ha anche la gestione dei parcheggi a pagamento e quello di via Parma, in effetti, secondo le stime, costituisce una voce passiva molto pesante per l'azienda, un rosso di 420.000 euro all'anno. Gli alessandrini, in pratica, non lo utilizzano, nonostante tutti i tentativi per renderlo più appetibile. Non sono bastate le offerte con abbonamenti scontati e offerte speciali. Su questo punto l'amministrazione comunale si dice consapevole delle criticità che hanno limitato l'attrattività e la redditività del parcheggio fino a questo momento. Viene ancora precisato dall'amministrazione comunale che non è all'ordine del giorno alcuna ipotesi di chiusura della struttura, anzi a Palazzo Rosso sono convinti che ci vada un ripensamento strategico della funzione e della fruizione del parcheggio e fa sapere che è già impegnata a studiare una soluzione per tutto questo. Andiamo ora a Torino con il primo caso italiano di richiesta di risarcimento contro la casa automobilistica Volkswagen. A chiederlo una coppia di Cuneo proprietaria di un Audi. L'incontro di mediazione è stato fissato il 26 ottobre, ma ci racconta tutto Carlotta Rocci. Partono le azioni legali contro Volkswagen per il software pirata che truccava le emissioni. Tra due settimane, per la prima volta in Italia, i rappresentanti della casa automobilistica tedesca si dovrebbero incontrare con il team di avvocati degli studi Ambrosio e Commodo e Bona e Olive Associati, esperti in risarcimenti del danno, che collaborano con i colleghi del Global Justice Network, che sta promuovendo iniziative legali in tutto il mondo. A citare il gruppo tedesco il prossimo 26 ottobre, una coppia di coniugi residenti in provincia di Cuneo, nel cui tribunale è stata convocata l'udienza. I due chiedono di essere risarciti per le emissioni non in regola della loro Audi A3. Sulla vicenda Dieselgate, però, gli avvocati torinesi stanno percorrendo anche un'altra strada, questa volta una class action. Gli stessi studi sono in attesa della fissazione di un altro incontro di mediazione a Torino. Sono interessati in Italia circa 650.000 possessori di veicoli appartenenti al gruppo Volkswagen. Si tratta di un numero notevole, ma diciamo che lo scandalo delle emissioni di NOx, che è relativo per ora solo al gruppo Volkswagen, ha scoperchiato un altro problema, che è quello che è relativo alla differenza di consumi, cioè la differenza tra consumi effettivi e consumi invece omologati, e questo problema riguarda anche le altre case produttrici di automobili, quindi è un problema molto più vasto rispetto a quello che concerne la questione Volkswagen. La vicenda continua nei legali e riguarda anche i consumi. Abbiamo calcolato ad esempio che il proprietario di una Golf Diesel che fa 15.000 km l'anno ha un consumo di carburante superiore di 500 euro al previsto. C'è poi il lato della svalutazione del valore veicolo che dopo l'accaduto potrebbe essere del 10-15%, sostengono gli avvocati. Ma la battaglia, dicono, non è solo economica. Ecco, ma anche l'importanza che un gruppo di consumatori può avere per far valere i propri diritti contro una azienda quale la Volkswagen. Cioè, sotto un altro aspetto, penso che questo si possa anche vedere come un momento di serietà, un momento di serietà a favore del consumatore stesso. Adesso parliamo dell'alluvione che un anno fa colpì pesantemente, oltre alla città di Novi Ligure, anche il paese di Cassano Spinola. Sull'argomento c'è già stato un primo approfondimento nei 3 minuti con, oggi c'è un secondo appuntamento che ha curato Maurizio Silvestri con le preoccupazioni e le lamentele degli abitanti di quella zona. Vediamo il servizio. Allora, ci troviamo sempre qua a Cassano e sono qui con diciamo un rappresentante, diciamo, ti fai un po' tramite, no, Presidente? Il Presidente del Comitato Alluvionati. Allora, Presidente, abbiamo fatto vedere cosa era successo un anno fa, adesso è passato un anno, qualcosa hanno fatto, ma voi cosa chiedete? Allora, quello che noi chiediamo
perché è da quando si è costituito il comitato, è che il comune intervenga per risistemare nel limite del possibile le cose essenziali che questo rio e un altro rio, che è il rio Garigliano, che sta sul paese, hanno denunciato. Siccome questa è la competenza del comune, noi sottolineiamo che il comune ha fatto delle scelte così definite di somma urgenza su altri posti. Però questo argine è veramente una somma urgenza. Inizialmente questo qui, cioè come operazione iniziale, non è stato battezzato come un problema di somma urgenza e come tale doveva essere gestito giornalmente, così, con tutta la burocrazia del caso. Certo. È passato un anno, si sono ricevuti finanziamenti per fare questo intervento, sono ancora lì in attesa che sia appaltato il lavoro. Avevamo dichiarato la nostra completa disponibilità ad operare anche manualmente aiutare voi. E comunque sugli interventi da assolvere. Il comune ha risposto: vi preghiamo di non inserirvi in questo contesto, perché riteniamo che se le operazioni sono portate avanti dal comune saranno più incisive. Questo ne è l'esempio. No, questo non è l'esempio, ma l'esempio, esatto, l'esempio è questo che Fabrizio vi fa vedere. Vedete, questa era tutta un cordolo, una ringhiera che è venuta giù un anno fa con l'alluvione e ancora è così. Di tutti i danni che avete subito ve li tenete senza problemi. Dal piano superiore mi ha portato via con una pala meccanica un amico, non il comune. Alla nostra domanda al sindaco, che tipo di possibilità c'è di un parziale risarcimento, la risposta è stata che sono state indirizzate le domande in regione, dalla regione allo Stato, il quale sta cercando di accumulare i fondi per poter intervenire. Vi lascio immaginare come e quando. Cerchiamo di risolvere, perché noi, come promesso, saremo sempre con le telecamere di Telecity, perché noi dobbiamo dare importanza a queste cose, soprattutto alla gente che abita in questi posti, e quindi noi continueremo a seguire questi avvenimenti. Come abbiamo detto, alcune cose sono state fatte, cerchiamo di arrivare a realizzare la finale, a vedere gli abitanti di questo posto felici e orgogliosi di avere un comune come si deve. Devono poter vivere senza lo stress e la paura. E la paura. Perché poi rimane. È il minimo. Con voi vi diamo appuntamento da Cassano Spinola, alle prossime vi terremo sempre informati, e con voi ci vediamo ai prossimi 3 minuti. Grazie. Andiamo a Vada, dove sono iniziati i lavori per la sistemazione del muro di contenimento di via Ruffini, lavori che comportano inevitabilmente alcune modifiche alla viabilità. Ce ne parla Bruno Mattano. Siamo in via Ruffini con l'assessore ai lavori pubblici Sergio Cappello. Alle nostre spalle c'è un cartello significativo: inizio cantiere, viabilità modificata. Siamo arrivati finalmente al traguardo. Sì, e finalmente siamo partiti in questa via qui. Il rifacimento del muro. Il rifacimento del muro, di un muro alto circa 3 metri, e poi ci sarà una scaletta che comunica il piazzale di sopra con la via. Dove c'è il parcheggio. E quindi i lavori sono iniziati, in 60 giorni dovrebbero finire. Quindi qui c'è un intervento abbastanza sostanzioso. Anche qui la regione interviene per una cinquantina di mila euro. E qui il patto di stabilità, ripeto, il famigerato patto di stabilità, ce l'ha fatto rinviare perché non avevamo le possibilità di poter intervenire. Ecco, comunque questo qui è un lavoro che ha modificato la viabilità e c'è quindi un senso unico. C'è un senso unico. E poi bisogna passare da via Carducci. E passare in via Carducci. Ecco. Vabbè, però speriamo. Di problemi grossi non ne ha dato. No, non ne ha dato. Speriamo però che il tempo tenga, perché vorremmo finire. Perché, come ripeto, c'è parecchia carne al fuoco in Ovada adesso, le vie sono parecchio trafficate, o sensi unici alternati, e quindi prima facciamo e meglio è. E ora vi parliamo di un'iniziativa benefica a sostegno dei nostri amici a quattro zampe, perché domani, sabato 17 ottobre, ricorre infatti la giornata nazionale della raccolta alimentare animale. Sentiamo Alessandra Della Carpa. Torna anche ad Alessandria la giornata nazionale della raccolta alimentare animali.
L'appuntamento è per sabato 17 ottobre con la sesta edizione di una manifestazione dove, grazie alla disponibilità di molti supermercati e all'aiuto dei volontari delle associazioni animaliste, si riesce a rendere migliori le condizioni disagiate in cui vivono gli amici a quattro zampe senza una famiglia. Ancora una volta, come ha sottolineato l'assessore alla tutela animali del Comune di Alessandria, Maria Teresa Gotta, questa iniziativa sarà l'occasione per la comunità alessandrina per sentirsi coinvolta con un piccolo gesto di solidarietà che produca benefici in quest'ambito. Per l'edizione 2015, chi si recherà sia ad Alessandria, ma anche a Casale, Tortona e a Serravalle Scrivia, nei supermercati e nei centri commerciali che aderiscono alla raccolta, potrà quindi acquistare un bene alimentare per esseri non umani, è vero, ma che tanta compagnia e impagabile affetto sanno donare ai propri padroni. Anche la città di Valenza è stata coinvolta, anticipando la raccolta sabato scorso in tre supermercati. L'evento, che si avvale del patrocinio dell'amministrazione comunale di Alessandria, di Casale Monferrato, della provincia d'Alessandria e del sostegno del CSVA, si svolgerà quest'anno in contemporanea anche a Roma, Frosinone, Firenze, Cagliari, Sassari, Nuoro, Savona, Pesaro, Palermo. Foltissimo l'elenco delle associazioni animaliste coinvolte, i cui volontari si sono resi disponibili per la buona riuscita dell'evento. Il cibo raccolto sarà poi redistribuito alle associazioni animaliste alessandrine, ai canili locali e alle gattare, regolarmente censite dagli uffici comunali tutela animali, nonché alle persone assistite dal CISACA, proprietarie di animali domestici. Grande soddisfazione per due atleti dell'associazione pattinaggio artistico a rotelle Aurora di Novi Ligure. Daniil Kasiatov e Francesca Semino, convocati nella squadra nazionale italiana, hanno conquistato le medaglie di bronzo nella specialità coppia e solo dance all'Open International di danza in Francia. Questa era l'ultima notizia, tra poco ci sarà la vera e propria pagina sportiva, dopo la sigla naturalmente, nel servizio che vedremo ci occuperemo invece di calcio, di Lega Pro, per la presentazione della sfida in programma domenica tra la capolista Bassano e l'Alessandria Calcio. A seguire come sempre il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione.